Sono scappata dall'Algeria nel 94, durante quello che viene chiamato il decennio nero. Mia madre è stata una delle prime donne lavoratrici. Io insegnavo francese e sono scappata perché hanno ammazzato una mia collega. Sono entrata a scuola perché il francese era una lingua di miscredenti, no? Hanno ammazzato anche dei docenti all'università. Hanno proprio eliminato gli intellettuali dall'Algeria. Io mi sono nascosta dietro l'armadio con una collega. Hanno cercato la lavagna dove era scritto in lingua francese, meno male che quel giorno avevo cancellato tutto. Poi sono anche tornata a scuola. Mi hanno picchiato quando lavoravo in un'altra scuola che era tenuta da integralisti. Perché? Perché andavo senza velo. Ho preso un taxi, lui si è fermato, sono entrati in due e mi hanno tirato i capelli fin quando l'autista è uscito con un bastone. Questo capitava a tante donne. Ad Algeri io ero parte di un comitato di donne, ci battevamo per l'abrogazione del codice di famiglia. Quando stavo in Algeria il mio compagno era il direttore della scuola di architettura. Ha chiuso le sale di preghiera dentro l'università e per questo l'hanno ucciso. In Algeria militavo nell'associazione Des Femmes Progressistes Algériennes. Eravamo donne, erano gli anni Ottanta. Festeggiavamo l'8 marzo perché è simbolico, facevamo teatro, canti. E facevamo pure un lavoro sui testi che riguardava le donne. Me ne ricordo uno su una casalinga che si ribella. Insomma, si facevano conferenze che parlavano del movimento delle donne. Avevamo pure una sede, un posto gratuito che dividevamo con l'FLN. Insomma, eravamo tutte senza velo e stiamo parlando degli anni Ottanta. Quando sono arrivata in Italia ho deciso di creare un collettivo di donne anche a Milano, per avere aiuto e agire, diciamo, da punto di riferimento, da luogo di raccolta. Era aperto a tutte le donne, non solo algerine, anche alle italiane. E avevo anche mantenuto la relazione con una donna del movimento che ora sta facendo un casino tremendo in Francia, a Parigi. Lei ora fa parte di un collettivo per la liberazione dei detenuti politici dell'Iraq. Ma purtroppo questa cosa non ha funzionato. Poi ho creato un'associazione che è durata poco più di un anno, perché per noi era importantissimo far conoscere la nostra storia, il processo della liberazione delle donne, dell'indipendenza. C'erano divergenze con donne che erano favorevoli al codice di famiglia. Io lo rispetto, ma non era questo il mio obiettivo. Io volevo persone che non erano d'accordo. Cioè, non erano d'accordo sul fatto che la donna rimanga una eterna minore. Cioè, i punti del codice di famiglia, che per me erano aberranti, erano: non puoi andare a vedere i tuoi genitori se non hai il permesso di tuo marito. Per sposarti hai bisogno di un tutore, che sia tuo padre o tuo fratello. Quando è iniziato l'Iraq, abbiamo visto che in Algeria e in Francia facevano manifestazioni, anche a Roma, abbiamo fatto parte anche noi. La prima volta eravamo in tanti. Abbiamo chiesto pure l'autorizzazione alla questura. Ricevevo dalla Francia tante telefonate di gente che si muoveva e faceva raduni, conferenze, incontri, ma la maggior parte non erano femministe. Ora non seguo più perché c'è il pericolo che l'Iraq sia recuperato dal Partito Islamico e che anche qui in Italia, succeda lo stesso.